Va bene, allora parliamo di un altro grande amico, un amico indimenticabile. Vediamo. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Around the book, the mother. Bambino io sognai di eroi e marinai. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Senti, ecco, Maico, facciamo un finale bello, pimpante, eh? Allora, va bene? Adesso va a finire che io veramente comincio a fare così. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Mi sono separato da mia moglie, che Simone aveva 2 anni, è meraviglioso. Quindi piccolo. E l'ho visto pochissimo, perché io poi discutevo con mia moglie, come succede a tutte le persone che si separano, e non riuscivo poi ad affrontare le situazioni, e magari mi allontanavo per 2-3 mesi, ma soffrendo, Paolo, perché io sono un buono, non sono uno che per il successo vende l'anima. Lo so, questo lo so. Che meraviglia, il grande Gigi Sabani, ecco, nelle parole, negli occhi, nella faccia, perché sì, non ti avevo mai visto, ma sei veramente, assomigli a tuo padre. Un po' camuffato, no, adesso, camuffato, tra barba, questa però, sorta di capelli. Gli occhi sono quelli, Simone, gli benvenuto. Occhi, esatto, Simone, benvenuto a Grazie. Simone Sabani, ecco, Grazie. Che ci racconterà. Che bell'anima c'era, papà. Sì. Assolutamente. Allora, ci hai portato qualcosa? Tu mi hai detto, fammi la domanda se vi ho portato qualcosa. No, siete voi che mi avete portato qualcosa che mi mancava. Cioè, se avessi io portato qualcosa di cui parlare, sarebbe stato un racconto. Ma io, proprio tante volte dicono l'improvvisazione è la cosa più bella, no? Nel mestiere dell'attore. E io entrare qua dentro, ogni volta che entro negli studi televisivi, sono gli altri che mi danno qualcosa, perché dove cammino io ha camminato mio padre, quindi un pochino mi prendo un po' di importanza dietro le quinte. Poi qua sono Simone. E poi quindi siete voi che mi avete dato qualcosa. Grazie, no? Grazie mille. Serena ha detto che bella anima che era Gigi Sabani, che bella proprio così. Che era, assolutamente. Sì. E forse non viene ricordato abbastanza, secondo me. Però comunque noi abbiamo voluto farlo. Fare. Tu fai l'attore, anche tu lavori nel mondo dello spettacolo e hai dichiarato: non ho mai sfruttato il mio cognome, lo reputo un mucchio di lettere scritte su un foglio. Ci credo fortemente, è un insegnamento che mi ha lasciato mio papà, e tutte le volte che ho parlato con lui, quelle poche volte che inizialmente parlavamo del discorso attoriale, quindi la parte artistica, certo, mi dava il consiglio di credere nella gavetta, che poi è difficoltosa perché non è una cosa facile, però mi diceva credi nella gavetta perché gli applausi immediati non durano, quindi magari un momento di gloria arriverà, certo. O come potrebbe non arrivare, certo. Però se ci credi, credi in questo mestiere. E ecco, è questo l'insegnamento. Beh, che lui non è mi ha lasciato. Cosa, eh? No, non è poca cosa per chi fa il nostro lavoro. Tu quanti anni avevi quando è mancato Gigi? 26 anni. E qual è la più grande qualità, secondo te, che l'hai vissuto così da vicino, di un imitatore come tuo padre? Essere vicino alle persone, perché ogni cosa che noi facciamo d'artistico, poi ci potranno sicuramente dire bravissimo con quelli del settore, dal regista, tutto il cast tecnico, artistico, i complimenti poi lasciano il tempo che trovano. È vero. I complimenti migliori sono quelli al bar, quando incontri la persona che ti ha dato quell'attimo di notorietà. E se credi in quello, poi se diventerà 100. Certo, quelle che e questa era la forza compagnia, di mio padre. Mi ha fatto sorridere, che è bellissimo. Assolutamente. Tra l'altro, cioè, ho vissuto un periodo Gigi Sabani veramente difficile, particolare, perché lui è stato ingiustamente accusato e coinvolto in una vicenda giudiziaria che noi non vogliamo assolutamente ricordare. Poi è stato assolto e addirittura risarcito con 24 milioni di lire. E c'è un'intervista bellissima, davvero commovente, di Gigi Sabani dove parla di te e suo figlio. Vediamola.
Senti, e poi ho visto delle fotografie bellissime con tuo figlio, ma non sapevo che fosse così grande. Simone è una roccia. Ma quanti anni ha adesso? Ha fatto 21 anni la settimana ma scorsa. Ma è pazzesco, 20 anni. Dimmi. No, che quando vado in giro con lui, lui è enorme, io lo chiamo, è come questi ragazzi delle scorte americane. Quando vado in giro con lui, si mette questi occhi aperti di una bontà altruista, aiuta il prossimo, è proprio buono Simone. Quelle poche volte che ci vediamo, siccome noi abbiamo un rapporto molto difficile per motivi di separazione, quando lui era ancora piccolo, e ci siamo riconquistati veramente piano 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 e con grande fatica. E devo dire che mio figlio l'ho conquistato, adesso senza fare il retorico, il patetico, l'ho conquistato proprio quando mi è successa quella cosa là. Lì è come se fosse nato in quel momento mio figlio, perché ci siamo amati, pensa che non mi ha mai chiesto niente, papà, ma che tu veniva a casa mia tranquillo, poi uscivamo dopo il fatto. Lui ha scoperto il padre nel momento peggiore della vita del padre. È stato... Devo dire, che una oggi... bella conquista, eh? E oggi quando andiamo in giro, ti dicevo, come lui... Fa un po' paura perché sembra una scorta, io non c'ho scorte, non c'ho guardie del corpo, non ne ho bisogno e non ne ho mai avute. Però quando c'è lui sembra, là, vedi la gente che va vicino e fa, senta, va da Simone, posso chiedere un autografo al signore? E lui fa, che mi importa, io chiedo. Addirittura la guardia del corpo. Ti commuove rivedere questo filmato. Cioè non ha usato retorica mai e quando un genitore parla del figlio non è facile, eh? Ha detto delle parole bellissime. Mi commuove questa intervista perché ha parlato del momento in cui stavamo diventando padre e figlio. E perché poi anestetizziamo sempre la vita pensando che ci sia tempo. Ogni volta ma c'è tempo per fare pace, c'è tempo per dirci questa cosa, c'è tempo per fare quest'altro. E poi ti accorgi che il tempo manca. Però te ne accorgi quando ormai lì avevo 21 anni. Oggi ne ho 43 appena compiuti. E questa cosa che ha detto mi tocca molto perché stavamo iniziando a creare quel rapporto che era più d'amicizia. Infatti lui l'ha detto, è stata la persona che gli è stata più vicino. Posso sottolineare un fatto? Nessuno lo mette in risalto, però cosa succede in una famiglia quando una persona viene messa in carcere ingiustamente? Perché è uno sconquasso familiare incredibile, si parla della persona, ma come te, come la famiglia di Enzo Tortora, cioè quando succede questo e tu sei incarcerato ingiustamente, nelle famiglie cioè, è una tale tragedia, è una tale ingiustizia, che come avete vissuto voi quel momento? Male, ma allora tralasciando la parte umana, perché io da ragazzino, 16 Beh, sì. anni, però comunque sì. ero un bambino, ti svegli una mattina e trovi praticamente, ti accorgi che il mondo non è così bello come ti viene proposto. Se poi quella parte brutta viene affibbiata a una persona che è tuo padre, automaticamente inizi a, oddio, che cosa sta succedendo? E ho il ricordo di mio padre che mi raccontava della citofonata la mattina. Certo. E io ancora oggi vivo che appena sento il citofono, feci un'intervista qui in Rai dove parlammo proprio del discorso della mala giustizia o comunque della giustizia, del giudizio a priori, ancor prima di avere la certezza. I processi mediatici. Dovremmo pensarci, sì. Dovremmo pensarci, ma mi feci io promotore di una piccola frase del fatto di pensarci proprio per le conseguenze che si lasciano poi ai familiari e alle persone stesse. Infatti, perché molte persone che non hanno magari il cognome che dicevamo prima, che sono un mucchio di lettere, certo. non hanno voce di poterlo dire. Quindi se lo dico io, sensibilizziamo questa parte che è importante, perché sbagliare le scuse poi non servono, che vengono anche se non sono mai arrivate. No, ma poi comunque sono persone che vengono condannate dall'opinione pubblica, che poi risultano assolutamente innocenti, assolte, ma si ammalano certo, per questo certo, e certo, muoiono per certo. questo. Soprattutto i familiari, soffrono tantissimo questa cosa. Grazie per quello che hai detto. Grazie a voi. Le famiglie, grazie. Allora... Serena, tu hai conosciuto Gigi, avete anche fatto un film insieme e noi abbiamo trovato un pezzetto, non ce l'abbiamo? No. Ah no, perché l'abbiamo cercato tanto, voi avete fatto questo film insieme, abbiamo cercato tanto il video, purtroppo mi dicono non siamo riusciti a trovarlo. Com'era Gigi fuori dal set? Guarda, lui era intanto c'aveva un'anima meravigliosa, era un generoso, era uno sempre gentile, con grande classe, elegante. Aveva una passione, gli orologi.
Te lo ricordi? Come no, macchine e orologi. Macchine e orologi. Beh. Sì, sì, sì. Io ricordavo le macchine. Bellezza, di sì, un'educazione. Era un fissato. Vero. Cambiavo un orologio al giorno. Sì, sì, anche la macchina. E parlavamo sempre di quello, perché poi avevamo la stessa persona che ci vendeva gli orologi. Ma anche la macchina era divertente. Anche la macchina. Se aveva la macchina sporca, voleva. Ma di un'eleganza. Sì, ma tutto legale, Serena, voglio sperare. Io ho fatto con loro un programma a Mediaset. No, c'era un'oreficeria. Ah, ecco, no, perché parliamoci chiaro. Andai a questa oreficeria, che non si può fare il nome, fu tanto carino anche dalla morte di mio padre. Mi raccontò tantissime cose. Ancora. Che bello. Bella questa. Io l'ho rivissuto dopo con i racconti delle persone. Ho conosciuto molto più mio padre. Certo, perché ti sei accorto di quanto è stato amato. Io tante persone che lavoravano in Rai anche. Io mi sono molto arrabbiata con lui perché feci il provino da ragazzina per la prima edizione di Ok, il prezzo è giusto. E lui insieme ai vertici Mediaset mi scartarono perché avevo poche tette, lo so, però a quest'ora si può dire. E poi si scusa con me. Poi si scusa con me, cioè non è una richiesta mia, perché vi ricordate le prime vallette di Ok, il prezzo è giusto con Gigi Sabani erano molto formose, io pesavo 22 kg. Poi però si scusa con me, facciamo anche un programma dopo insieme, molto divertente, molto. Allora, invece parliamo di Sabani, il principe degli imitatori, insomma. Il re, sappiamo bene, Alighiero Noschese, Loretta Goggi, insomma. Ma lui sicuramente, se non era un principe, era qualcosa di più, insomma, il grande erede di Alighiero Noschese. Vediamo questo filmato. Sabani è da circa 3 ore insidiato sul Colosseo e sembra non sia intenzionato a scendere. Dopo essersi trasferito in tanti altri personaggi, non ritrova più se stesso. Caro Renato, ciao B. Sempre così semplice, sempre così sobrio. Ma dai, non cominciamo con l'eccentricità, l'ambiguità, io sono normale, meno male, sì, sono l'artri che sto fatti male, ciao. Ciao, bambina, un bacio ancora. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri. Che sono tristi, perché non sanno più cos'è l'amore. Sexy simple, Corrado Mattoni. Corrado Mattoni famoso in tutto il mondo terracque per i suoi spurcellamenti con l'olandesina. Io mi ricordo di questo signor Luigi Sabani. Cominciò con una imitazione penosa, la gallina. No, lui si presentò proprio così. Proprio cominciato dal basso, la gallina. Ecco. Tutti mi considerano un pappagallo. Pensa che sono stato anche il pappagallo di Tortora. La mano come la vuole mettere? Vedo qualcosa, ma generalmente la mano, non lo so, mi dica lei, la prego. La mano si mette così. No, così è troppo esagerato. O forse è così. Provi a dire salve. Signori, signori. Uomini d'oggi, bambini e non, salve! Cerco con una mossa, con un gesto sui capelli, o con un occhiale, o con una giacca, di creare il personaggio. Ogni tanto viene fuori la risata di Frizzi. Vivo la vita, così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista, e allora mi basta la mia libertà. Ho avuto sempre una grande fiducia nella vita e nel pubblico. Senti, ma che bello, addirittura i personaggi, se pensi Claudia Mori, no? Che cantava con lui il Pinto Celentano, lo stesso, si mettevano i personaggi. Adesso che le imitazioni sono veramente mal sopportate, cioè come è cambiato il mondo, no? Tanto è cambiato. L'ho detto. Insomma, le imitazioni non sono mai contro qualcuno. No, e lui lo dimostrava. Anzi, chi imita e magari lo riesce a far bene, non è che prende in giro. Significa che ti sta guardando. Io molte volte quando si presentano le persone dimentico il nome. Ma no, non perché non sto ascoltando, è perché sto cercando di focalizzare la persona. È vero. Un imitatore deve prendere tanti piccoli gesti delle mani, della voce, claro, movimenti della testa. Ma tu sai fare imitazioni, Simone? Tu c'hai una. Qualcosina. Faccio una. Ah, qualcosina? Sì.
La prossima volta la faccio. Fare padre, la facciamo la prossima allora, volta. Senti, quando c'è una persona che ti fa l'imitazione, vuol dire che sei un personaggio forte. Anche dovrebbe ringraziare. Ma adesso dovrebbe ringraziare male. Quando ti imitano. Ma magari mi ha solo imitato. Simone, c'è una cosa particolarmente bella di tuo padre, attraverso la quale tu vorresti che le persone lo ricordassero. Assolutamente sì, la normalità. Era una persona che veniva dal quarticciolo, da una famiglia normalissima, grazie al suo pubblico, un pubblico normale, è diventato Gigi Sabbani, era semplicemente Luigi Sabbani. Quindi ricordarlo per quello che era. Io spero sempre che ritorni di moda l'educazione. L'umiltà, tipo? Ritorni di moda l'umiltà e anche la riconoscenza. Come no? Nel momento in cui dovesse tornare di moda, sarebbe veramente allora, un mondo meraviglioso. Sarà un bel ricordo. Bravo. Bravissimo. Ti ho chiamato Gigi, pensa un po'. Simone, noi vogliamo salutarti di essere stato con noi per ricordare questo grande uomo e grande professionista. Grazie. Che è stato Gigi Sabbani. Grazie a voi. Ma ti vogliamo salutare con un filmato di un'imitazione che abbiamo trovato veramente speciale, perché tuo padre imita Lucio Dalla accanto a Lucio Dalla. E questo è bello. Che lo guarda con occhi stupiti ed è un'immagine meravigliosa. Grazie, grazie di cuore, grazie Simone. Guardiamo insieme queste immagini del grande Gigi Sabbani. Imitazione in diretta. Lucio Dalla è quasi Lucio Senti, Dalla. Senti, però facciamo una strofa per uno. Sto sì, punto. Piazza Grande. C'è Santi Sgro alla chitarra. Io inizio. Vabbè, come viene? Vai, vai. Certe cose sono caricate. Gira la destra. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è. Sulle panchine in piazza grande. Quando ho fame di mercanti come me. Qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me. Innamorati in piazza grande. Dei loro guai, dei loro amori, tutto so. Sbagliati e no. Modo mio. Avrei bisogno di soldi anch'io. A modo mio. Avrei bisogno di... Grazie Dalla. No, la cosa strabiliante, adesso poi forse è anche ora di dire, la cosa strabiliante che viene fuori da questa performance è che l'imitatore stava imitando il cantante che stava imitando l'imitatore, perché in realtà io cercavo di non tanto modificare la mia voce, ma di venire vicino. E viene fuori che una cosa sorprendente è che Sabbani è un cantante.